Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qua vicino al tunnel di Žižkov che dal 2014 si chiama così. Questo tunnel inizia con la scritta Neboj. Questa scritta qua in ceco significa non abbiate paura, perché questo tunnel può sembrare misterioso e pauroso, specialmente di notte. Di notte è anche un luogo dove scattare ottime foto, perché le luci sempre accese dentro creano dei fasci, dei cerchi di luce e ombra molto interessanti. È un tunnel lungo 303 metri e alto 3,4 metri e ha una larghezza tra i 4,4 e i 4,8 metri. È stato aperto nel 1951 e ufficialmente terminato nel 1953 ed era stato concepito come un sistema antiatomico e anche antiaereo. Infatti, entrando dentro si possono notare delle porte. Queste porte conducono a un sistema di cunicoli sotterranei in cui è possibile ospitare ancora oggi, in caso di emergenza, fino a 1250 persone, cittadini tra Praga 3 e Praga 8. Ed è ancora oggi agibile perché l'amministrazione comunale ha deciso di tenerlo agibile per qualsiasi evenienza. Quindi dentro le porte del tunnel ci sono dei cunicoli con viveri, con letti, con bagni, anche pannolini per bambini, e c'è la possibilità di sopravvivere fino a 72 ore e la temperatura rimane di circa 15 gradi. Quindi questo tunnel ha anche la possibilità di chiudersi attraverso delle porte che sono state concepite per l'ingresso sia qua a Karlin che a Žižkov, ed isolare la popolazione in caso di attacco. In più il tunnel non ha la possibilità di essere visto, cioè da un'estremità all'altra non si può vedere la fine, perché è un po' curvo e non possiamo vedere la fine da Ulica Tamova verso Takovské náměstí e viceversa, ma possiamo vedere, diciamo, la luce del sole solo a 2/3 del cammino. Questa è un'altra particolarità.